Buonasera a tutti. Poche parole per esprimere tutta la felicità del momento. Abbiamo incontrato il presidente Conte, abbiamo avuto modo di fare il punto anche su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, qualora questo governo dovesse partire. Ci interessa coinvolgere in questo governo tutte le migliori energie di questo paese. Ma non sto parlando necessariamente dei ministeri, anche dei cittadini in genere. Ci sono tante storie da raccontare e tante soluzioni da dare ai problemi rappresentati da queste storie. Penso all'imprenditore Bramini, a cui è stata pignorata la casa da poco ed è stato cacciato fuori dalla sua casa. Pur se la colpa del fallimento della sua impresa non poteva essere addebitato a lui, in quanto lui aspettava soldi dallo Stato, non poteva pagare le tasse e i contributi, l'azienda è fallita e lo Stato gli ha addirittura pignorato la casa. Ci sono tante soluzioni da mettere in piedi per coloro che un'impresa ce l'hanno ancora, ma pagano oltre il 60% di tasse. Penso ai tanti imprenditori che ci hanno fatto diventare la seconda forza manifatturiera d'Europa. Quelle persone che dalla mattina alla sera stanno nelle loro aziende pagano tasse per servizi che non vedono. Penso a quello che dobbiamo fare sulla scuola, nel superare la buona scuola, che è una legge che ha continuato a mortificare gli insegnanti e a non dare nessun valore aggiunto agli studenti. Penso a quello che dobbiamo fare sul lavoro, con il salario minimo orario, che è nel contratto di governo. Penso a quello che dobbiamo fare sulla sanità, riportando il merito al vertice delle aziende ospedaliere. Io voglio andarmi a curare in un ospedale, in un'azienda sanitaria locale, dove chi sta al vertice deve ringraziare il proprio curriculum, le proprie referenze e non un politico per stare lì. C'è tanto da fare e ci sono tanti problemi da risolvere. Oggi noi siamo molto felici. Ci sono ancora alcune questioni da affrontare. Della squadra dei ministri se ne occuperanno il presidente Conte e il presidente della Repubblica Mattarella. Noi siamo una delle due forze politiche che fa parte di questa maggioranza, una maggioranza che mira a governare per 5 anni, che porterà avanti in Parlamento dei provvedimenti importanti, ma spero che non sia un Parlamento che continui a sfornare leggi in maniera bulimica. Poche leggi ma fatte bene, tante da abolire, tante da eliminare, tante che non servono. Il redditometro, lo spesometro, gli studi di settore, non da sostituire con altra burocrazia, ma da eliminare. Noi faremo la nostra parte nel sostenere questo governo del cambiamento e lo faremo nell'ottica di migliorare la qualità della vita degli italiani, di mettere davanti a tante preoccupazioni dell'establishment le preoccupazioni del popolo italiano. Sarà un governo amico del popolo e che difenderà i più deboli. Qualcuno mi diceva da dove partirà questo governo? Per quanto ci riguarda, come forza politica in Parlamento, noi vogliamo partire dalla parte più debole di questo paese. Vogliamo partire da coloro che sono stati tagliati fuori dalle politiche pubbliche degli ultimi 10 anni o che addirittura sono stati protagonisti delle politiche pubbliche negli ultimi 10 anni, vedendo tagliati o eliminati dei diritti sociali. I diritti sociali sono al centro del nostro contratto di governo. Il contratto di governo è la strada maestra entro cui per noi dovrà muoversi l'operato delle due forze politiche che si mettono insieme e abbiamo fatto in bocca al lupo gli auguri di buon lavoro al presidente Conte perché ci aspettano delle sfide importantissime, ma siamo convinti del fatto che Giuseppe Conte sia la persona giusta per le sfide che ci aspettano e per i grandi risultati positivi che porteremo a casa per gli italiani, per gli imprenditori, per chi non ha lavoro, per chi ha un lavoro e in bicicletta ogni giorno e guadagna 5-6 euro al giorno in tutto. Stiamo parlando di persone che lavorano negli ospedali ogni giorno e fanno turni massacranti, chi sta nelle imprese dalla mattina alla sera, per coloro che guadagnano e prendono una pensione minima da 300, da 400 euro dopo aver lavorato una vita. A tutta quella gente dobbiamo tante risposte e non vediamo l'ora di metterci al lavoro. Grazie.
non abbiamo discusso dei nomi e i nomi dei ministri sono una questione che riguarda il Presidente Conte e il Presidente della Repubblica. Grazie.